Un saluto amici dalla redazione del Centro Meteo Italiano. Situazione attuale piuttosto dinamica sul nostro continente con l'anticiclone alle alte latitudini scandinave, il quale richiama da est verso ovest ingenti masse di aria più fredda su gran parte dei paesi europei e fino sull'Italia. Così come possiamo osservare dalla grafica accanto, oltre all'anticiclone un ruolo molto importante lo svolge il campo di bassa pressione tra Polonia, Ucraina e penisola balcanica, il quale è alimentato da masse di aria piuttosto calda da sud e quelle più fredde quindi da nord, determina condizioni di maltempo su molti paesi centro-orientali. E così, condizioni climatiche stabili con il sole prevalente e temperature nella media del periodo o anche leggermente al di sopra sulla Scandinavia, bel tempo prevalente anche sulla penisola iberica, Francia, Paesi Bassi, maltempo e clima più invernale che autunnale sulla Russia occidentale, Ucraina, Polonia e paesi limitrofi con parziale interessamento anche della nostra penisola. Anche nei prossimi giorni della settimana lo scenario meteo continentale non cambierà più di tanto, con il dominio anticiclonico alle alte latitudini continentale e il vasto campo di bassa pressione sui paesi centro-orientali, il quale determina piogge diffuse e condizioni climatiche quasi invernali, con fenomeni nevosi a quote collinari sulla penisola balcanica e non solo, possibili fiocchi anche sulle Alpi di confine tra l'Italia e l'Austria e temperature tuttavia sotto la media del periodo fino anche a 8-10 gradi. Abbiamo tracciato un quadro meteorologico continentale piuttosto ampio. Nei prossimi video meteo potete consultare le previsioni dettagliate anche sull'Italia. Un saluto dal Centro Meteo Italiano.